ascolti per piacere, la prego. Non ho molto tempo. Ascolti, dottore, ascolti. Colin, io non posso proteggerti ancora. Quello che stai facendo deve finire. Hai deciso di fermarmi, Gerald? Non voglio più interessarmi di te. Non l'hai mai fatto. Thank you.
Mio Dio. Ci vedi bene, Gerard? Lascia che ti aiuti. Credi di poterle chiamare ricerche? Questo soffre! Maledizione, tu sei un medico! Hai il dovere di salvare la gente! Io ho dato la vita. Adesso do la morte. Fottuto maniaco! Finalmente hai finito, dottore. Non puoi uccidermi. Sorella Robbins. Porta la signorina Simps alla corsia F. Dalle un camice e vedi che sappia le regole. Subito, sorella Keegan. Avanti la prossima. Secondo il rapporto, tu sei stata trovata a vagabondare nel parco senza documenti di identificazione e non ricordi chi sei. È esatto? Sì, ma io non posso stare in un posto come questo. Che vuol dire un posto come questo? Anche se non ricordo il mio passato, non significa che sia pazza. Tu sei stata visitata da un collegio di psichiatri che ha deciso che questo è il luogo più adatto per essere curata. Io non ho bisogno di essere curata, ho soltanto bisogno di andarmene via da qui. Momentaneamente sei sotto la protezione dello Stato. Le tue condizioni psichiche e la perdita della memoria sono le ragioni che ci hanno costretti ad intervenire e... No, io non l'ho persa la memoria. La memoria mi è stata tolta e gliel'ho detto a loro che mi è stata tolta. Gliel'ho detto. Vai via. Ah!
mettetevi per terra. Calmatevi. Come? La gente là sotto ha bisogno di aiuto. Sì, sì. Deve far uscire quelli che sono chiusi là sotto. Vogliono uscire, hanno il diritto di essere aiutati. C'è stato un terremoto. Calmatevi, il terremoto è finito. Calma. Vogliono uscire. Non può trattenerli. La gente che è là sotto vuole uscire. Deve aiutarli. Calma. Infermiera. Deve aiutarli. Vivo, presto. Aiutateli. 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 Come ti senti? Bene. Io sono l'infermiera Robbins, ti porto a spasso. Devi fare colazione prima della seduta con il dottor Svan. Chi è? È il primario di psichiatria. Ti piacerà. Oh, Jane, entra. Sono il dottor Svan. Vieni, siediti qua. Come stai? Stavo controllando la situazione dopo il terremoto di ieri. Terremoto? Ricordi quello che è accaduto? Ah, sì. Ero con l'infermiera e tutto ha cominciato a tremare. Lei mi ha spinta fuori dalla stanza e poi non ricordo più niente. Forse sono svenuta, non so, non... Non ricordi niente di quello che è accaduto? No. Dimmi della tua amnesia. Ho già trattato qualche caso simile al tuo e con una terapia ipnotica ho potuto scavare nella memoria. Questa terapia può condurre a un recupero totale della memoria. Ma io non sono come gli altri suoi casi. Io non ho l'amnesia. Allora che cos'hai? Lei crede che sia pazza, come chi mi ha mandata qua dentro. Spiegami. Va bene. Io ho perso il ricordo del passato. Ma ricordo benissimo come mi è stato tolto. Qualcuno o qualche cosa mi ha tolto la memoria. Ero sopra un tavolo. In una sala operatoria mi è stata aperta la testa per portarmi via la memoria. E dopo, lo so che le sembrerà strano, ma è la verità. Credo di capire che tu devi aver avuto un brutto trauma. Sì. Noi dobbiamo rimuoverlo piano e con dolcezza, un po' alla volta. Credo che le terapie ipnotiche ti faranno bene. Domani iniziamo. E adesso, se ne hai voglia, puoi fare una passeggiata qua fuori. Così prendi un po' d'aria. Va bene. La civilizzazione sarà la morte dell'umanità. Oh, mio Dio.
gatto! Uomo gatto! Sai dirmi dov'è il mio uomo gatto? Forse potremmo uscire insieme questo weekend. Mi metti nei guai. Com'è andata con il dottor Svan? Abbastanza bene. Ti presento Christian Meyers. Stai molto attento, è un Don Giovanni. Solo con le belle donne. E gli amici mi chiamano qui. Non posso dirti il mio vero nome. Chiamami Jane, Jane Doe. Anche tu sei un agente segreto come la Keegan, eh? Jane ha un'amnesia. Non ricordo il mio passato. Per questo sono qui. Mi dispiace, Jane, ci vuole tempo. Qui c'è gente che può aiutarti, non è poi tanto male. Robbins, lo sai che ti stavo aspettando nel reparto 10 di isolamento. Mi dispiace, sorella Keegan, scusi, mi è passato di me. Fa che non ti succeda mai più. Qui si raccontano storie d'orrore sull'infermiera Kiga. Non mi sorprende. Scommetto che tortura quei poveracci dell'isolamento solo per eccitarsi. Isolamento? Isolamento, cosa? Il reparto dove tengono i pazzi furiosi sotto chiave. C'è un sacco di gente chiusa qua dentro. Ce n'era di più negli anni 50 e 60. Vedi quelle costruzioni là fuori? Erano piene di malati. Il governo chiuse i finanziamenti e lasciarono che i matti andassero in giro per le strade. E questa è l'unica costruzione abitata. Come mai sei qui? Non mi sembri pazzo. La diagnosi dice che lo diventerò a poco. Io amo distruggere tutto. Specializzato in demolizioni. Ho una mania. Poi ci fu quel leggero incidente. Io fui sottoposto a perizia psichiatrica. L'avvocato mi ha fatto dare 2 mesi qui invece che 6 in galera. Hai una sigaretta? Chris, hai una sigaretta? Certo, padre. Mi è venuto un mal di testa terribile. Mi gira la testa. È stato lo scossone. Sì, deve essere quello. Jane, lui è Bud. Bud fa un po' paura, ma è innocuo. Già, io sono noioso. Noioso, vero? Sempre molto noioso. Ho un piacere conoscerti. Piacere, sì, molto piacere, molto. Vuoi giocare a carte questa sera? Certo. Che bello! Giochiamo a bridge. Bridge? Buddy. A poker? Poker, sì. So giocare a poker, che bello, sì. Chi è quella là? Sì, quella è una monaca matta. Quella è Suor Claire. È fuori di senno, ma non avevo mai fatto una cosa simile. Ehi! Suor Claire, cosa fai? Ti sei messa a pregare senza chiamarci? Basta, vi prego, smettetela! Ehi, prendi la tua filosofia, va tutto bene. Che succede, Meyers? Niente che ti riguardi, Jensen. Divergenze di opinioni, ci siamo un po' eccitati. Certo, divergenze. Il gioco, il grande gioco. Pezzo di merda. Le sai le regole. Giusto, signor Jensen. Mi dispiace tanto. Non è colpa tua. Dovevo lasciare in pace quella monaca. Thank you.
Jessica. Doppio turno, eh? Turno doppio, paga doppia, Jimmy. Ah, sei proprio ingorda. No, martedì grasso devo fare una gita a New Orleans. Come va qui sotto? C'è calma. All'isolamento non ce n'è davvero. Sono tutti agitati. Si dimenano, strillano. È terrificante. Chissà cosa li agita. Che cosa ha detto? Va tutto bene, Jane? Stavo andando in bagno. Non riesci a dormire, vero? Già. Ho degli incubi. Senti, io starò qui tutta la notte. Se hai bisogno di qualche cosa, vieni a cercarmi in infermeria. Grazie. Jensen, hai visto la Robbins? Oggi nessuno è dove dovrebbe essere. Mi scusi, sorella Kiger. Sto cercando sorella Robbins. Oggi non l'ho vista. Infatti, è assente. E non si è certo fatta una bella reputazione stanotte. Ha abbandonato il proprio posto. E ciò è imperdonabile. Un motivo ci sarà stato. C'è la sua auto qua fuori. Forse sarà ritornata. Non ritornerà. Con ciò che cosa vuoi dire? Io... non lo so. Non lo so. Ora siediti e rilassati. È un procedimento semplice. Adesso respira profondamente. Regolarmente. E guarda il pendolo. Gli occhi fissi sul pendolo. E rilassati. Tranquilla. Ci siamo. Più calma. Tranquilla. Lasciati andare. Così. Ora voglio che torni indietro.
indietro nel tempo, quando eri felice. Cosa stai facendo? Corro per giocare alla sbarra. Quanti anni hai? Ho 3 anni. Come ti chiami? Sara. Qual è il tuo cognome, Sara? Io non lo so. Dov'è tua madre, Sara? Viene verso di me. Ora corre. Mamma! Dobbiamo scappare. Dobbiamo nasconderci. Dove andate? Via da qua. In salvo, lontano da qua. Dov'è tuo padre, Sara? Non sono autorizzata a parlare di papà. Puoi farlo solo con me. No, no, non è vero. No. Sara? 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 No, non chiamarmi Sara. Mamma si arrabbierà con me. Ehi, su, svegliati. Ehi, svegliati, svegliati. Che c'è? Perché mi sta così addosso? L'ipnosi ha sbloccato un profondo ricordo. Niente di allarmante. Quale? Beh, preferirei fare altre sedute prima di... Io no. Mi dica qual è il ricordo. Va bene, sì, te lo dico. Stai calma, Sembra che tua madre ti abbia portato via da tuo padre in tenera età. Fu un'esperienza traumatica per te. Forse lei ha cercato di cambiarti il nome, l'identità. Può avere a che fare con la tua amnesia. Io non ho nessuna amnesia. E non voglio più essere ipnotizzata. Lo so quello che è successo alla mia memoria. Sarebbe un errore, Jane. Io posso fare qualcosa per te. Dottor Swan, ho la sensazione di correre un pericolo qui. Ogni notte, dormendo, ho degli incubi terribili. Con la terapia ipnotica potrai capire che non è questo posto, ma qualcosa del tuo passato che ti fa avere gli incubi. Sì? Mi scusi, dottor Swan. In sala riunioni c'è un paziente che va in escandescenze. Tu aspetta qui. Ti tiro fuori il cervello del cranio. Fermatelo. Io tiro fuori il cervello a questo. Ti toglietemi. Puoi uscire di qui fra 2 mesi. Stai esagerando. Jensen non merita che ti rovini per lui. Tu non credi nella violenza, Bud. Me l'hai detto. Che cavolo ti è successo? Dai, sono io. Sono Chris. Ricordi? Chris. Chris. Pazzo lunatico! Pazzo bastardo! Così lo ammazzi! Basta! Mettetevi una camicia di forza! Non ci sono nasconditi! Siete degli scemi! Questo posto sta crollando! Faremo una brutta fine! Stronzo. Sente! E questo dove l'ha preso? È stata forzata la stanza degli strumenti di scorta. Chissà come ha fatto. Comunque, ho visto che manca diversa roba. Controlli la sua camera e tutti i posti dove avrebbe potuto nascondere gli oggetti. Che non accada più. Certo, dottore. Che gli è successo? Non so. Da dopo il terremoto soffre di mal di testa. Ma come mai uno che era così inoffensivo e innocuo è peggiorato in questo manicomio? Che cosa sta succedendo, dottore?
Non ci voglio credere. Basta, basta con queste storie. No, vattene. 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 Che inferno. Maledizione. La chiave. Va bene, l'hai vinta tu la maratona. Su, torniamo indietro. Thank you.
Io sono il primario della chirurgia. Calmati, dimmi. Che cosa c'è? Prendi fiato. Me l'ha detto il dottor Svan che soffri di incubi. Quello non era un incubo. Respira profondamente e cerca di parlare con calma. Avanti. Credo di aver visto qualcuno. Io credo. Forse era un incubo. Povera Messi. Vieni. Lasciami tranquillizzare la tua mente. Giorno! Un sedativo, presto! La porta era aperta quando sono arrivato. Ho cercato dappertutto, non c'è. Che dice il rapporto? Jimmy non l'ha proprio fatto. È una grave negligenza. Perché sei qua su? Voglio vedere Bud. È troppo tardi, è scomparso. In che senso è scomparso? Dottor Svan? Sì? Ho trovato un cervello. È umano, vero? Dove l'hai trovato? Beh, dato che quel tizio se n'è andato, io volevo mangiare la sua colazione. Ma nel piatto c'era questo. E non mi è sembrato per niente appetitoso. Via. Non so che cosa stia succedendo qui, ma voglio sapere dove Bud e l'infermiera Robinson, che non vedo da due giorni. Probabilmente è scappata con Jimmy, l'infermiere di notte. Avevo notato che faceva la civetta con lui. Non è vero, è una bugia. Senti tu, accompagna Meyers di sotto e avverti l'infermiera di turno di stare allerta, perché questa è una brutta giornata. Brava, Keegan. Un'ottima infermiera. Sogno, svegliati, è un sogno, Jane. È quasi l'ora di pranzo. Ti abbiamo lasciato dormire. Stanotte ti abbiamo dato un sedativo. Ho saputo dell'incubo della scorsa notte. Sei ancora agitata? Sì. Vorresti raccontarmelo? Lei crede che io sia pazza. Voglio guadagnarmi la tua fiducia. Su, confidati con me. Ti ascolto. Ho bisogno di aiuto. Ci sono io, Jane. Voglio aiutarti. Beh, sappia che sono sicura di non aver perso la memoria per un trauma. È stata tutta colpa di un chirurgo. E quel chirurgo adesso è qua. È nel cortile. E stanotte l'ho visto dalla finestra. E ha gettato contro di me la testa di qualcuno. Sono andata dall'infermiera e lui era là. Mi stava aspettando. Mi chiamava. Lei non mi crede. Credo che tu l'abbia visto, Jane, ma... non l'hanno visto i due infermieri che erano lì con te. Allora devo essere pazza. Perché l'ho visto molto bene. Così come ora vedo lei. Non pazza, Jane, confusa. Una parte del tuo cervello si è chiuso. Probabilmente a causa del trauma che non ricordi. Potremmo fare un altro tentativo con l'ipnosi, eh? Io vorrei capire che cosa si nasconde nel tuo subconscio. Oh,
Torna al giorno in cui vagabondavi nel parco. Da dove venivi? Arrivai al parco dall'ospedale. Quale ospedale? Non lo so. Ho visto solo l'interno della sala operatoria dove sono stata operata. Descrivimela. Sono sdraiata su un tavolo. Non riesco a vedere le pareti. E ho freddo, tanto freddo. Lui non vuole che io abbia paura. Chi è questa persona? Il chirurgo. Non voglio che mi faccia questo. Non voglio che lui mi tocchi. Puzza peggio della morte. C'è odore di formaldeide. Non posso sopportare questo odore. Com'è il chirurgo? Non voglio guardarlo. È orribile. Fallo. I suoi occhi hanno uno sguardo cattivo e poi ha un buco in fronte. No! No! Ehi, ehi, svegliati! Svegliati, Kay! Tu non mi potrai mai uccidere, Gerald. Che razza di scherzo è questo? Non è uno scherzo, Gerald. Tu non potrai liberarti di me. Ma io posso ucciderti, Gerald. E presto lo... Com'è andata? Fuori! Fuori, ho detto! Vai via! Sorella Kigar, aveva ragione lei su Jane Doe. Qual è la sua dose di sedativo? Raddoppi la dose. E le dia la terapia. Questa sera? Sì, stasera. Sorella Kigar, la tenga sotto stretta sorveglianza. Ai suoi ordini, dottore. Serve il tuo aiuto. Devo uscire subito da qui. E che fretta c'è? Per favore, io non ho niente da offrirti, ma... E hai proprio ragione. E poi ho già i miei problemi. Cosa intendevi dicendo che Jessica non stava tornando indietro? Era una sensazione, solo una sensazione. Lei non stava tornando. E Bud è sparito. Qui all'improvviso la gente sparisce e io voglio sapere perché. È il chirurgo. Il chirurgo? Di che stai parlando? Ha ucciso qualcuno ieri notte, io l'ho visto. Lui è qui, è la stessa persona che mi ha tolto la memoria. Sei una pazza fottuta. Ti prego, ascoltami. Lo so che sembra incredibile, ma quello che ti sto dicendo è la verità. Va bene, ti ascolto. Chi nome del padre? Fili, che spirito è? Santino, in nomine Patri, Fili e Spiritu Sancti. Lui è in quel vecchio padiglione con l'orologio.
Damon vi tenga rinchiuse delle persone. Probabilmente anche la Robin. Illumine! Apri! Spirigi! Hai ragione. Sembra davvero incredibile. Confessati! Confessati! La morte è vicina. Dalla valle delle tenebre l'ombra si estende fino a noi. Fai la tua confessione! Confessatemi! Confessatemi! Uomo gatto! Gatto uomo! No! Vieni, no. Su! Ti vuole sorella Keegan? Su, sta ferma! Va bene. Questa notte andremo a controllare quel padiglione. Ho tanta paura. Se quello che hai detto è vero, mi impegno a portarti via. Ok? Questa sera non prendere medicine, non le ingoiare. Dormirai bene stanotte. Fatica a fingere di ingoiare tutte queste pillole. Che maledetti. Questa è Torazina. Ti vogliono morta. Avanti, andiamo. Ho già pensato a come aprire questa porta. Come fai ad aprirla? Ho smontato un pezzo del letto. L'ho visto fare in un film. Per andare all'isolamento, amico. D'ora in poi sarai tenuto d'occhio, Meyers. Vaffanculo, stronzo. Merda.
Affetti. Succedendo cose terribili. Oh! Ho preso la tua memoria in un sogno. L'infermiera Robbins non era una buona collaboratrice. Infermiera.
Sto male! Che succede? Voglio un infermiere! Che cosa ti senti? Sto male! Mi hanno avvelenato! Non respiro! Sto per vomitare! Porta l'infermeria! Così sei andato a mangiare in quel nuovo locale che sta in fondo alla strada. Da notte, no? Ah, sì, è carino, ma è meglio l'Universal. Qui ci sono quelle frittelle di mele gigantesche. Ah, sì. Quelle con la cioccolata calda che ricopre il croccante. Sì, sì. Una di quelle che... Parali! Tienilo così. Non c'è nessuno su cui fare affidamento. Dovrò uscire io a cercare quello stronzo di Meyers. Siamo a corto di personale. Devo avvertire il dottor Swan. Io devo andare. Dottor Swan, che fortuna! Che lei è qui. Che cosa è successo? Abbiamo bisogno di lei. Un infermiere è stato ferito... da un paziente scappato dall'isolamento. Vengo subito. Grazie, dottore. Dobbiamo uscire da qui!
Quei mostri sono là fuori, dobbiamo fermarli! È impossibile, dai, calmati! Probabilmente ti ha dato una droga. Va bene, va bene. Andiamo. Senti il rumore. Oh, che cavolo fai? C'è? Esco subito, sorella Keegan. Sorella Robbins, dove ti eri cacciata? Apri subito questa porta. Scappiamo il più lontano possibile. Senta, lei, dove è andata sorella Keegan? Non so, è andata da quella parte. Oh no! Che c'è? Tutti i radiatori sono sfondati. Oh. Per essere dei morti sono svegli. È lui che mi controlla. Al muro di cinta. Sorella Keegan. Sorella Keegan, sta poco bene? Thank you.
Quei mostri, è tutta colpa sua. Lei l'ha richiamato. Che diavolo sta dicendo? Oggi, in ipnosi, parlava con la sua voce. Colin Ramsey è là fuori. Il chirurgo, lei lo conosce? Bastardo, bastardo! Portala via! Toglimela di dosso! Va bene, va bene. Io voglio sapere che cavolo è questo Ramsey e che ci vuole fare con quei mostri là fuori. Comincia a parlare, Svan. Non ci pensavo più da 20 anni. Colin Ramsey era, oltre tutto il resto, l'uomo più brillante che ho conosciuto. Qui faceva delle ricerche sulle cause organiche della pazzia, sul collegamento che c'è fra cervello e mente. Quando, durante queste ricerche, il suo genio si alterò. Sembrava affascinato dalla morte. E divenne un essere perverso. Non potevo rischiare che si scoprissero i suoi delitti. Avrebbe distrutto la mia carriera. Così lo murai nella sua fossa di morte. Sua moglie se n'era andata con la bambina. Non aveva amici. E quindi nessuno avrebbe fatto indagini. Tutti hanno pensato a un trasferimento. Era logico. E io volli dimenticare. Siete due assassini, ma questo non spiega tutti quei morti che camminano. Il terremoto ha aperto una breccia. Il terremoto è un fenomeno naturale, ma questo non lo è affatto. Colin Ramsey è tornato dall'aldilà, ha superato la morte, è tornato per vendicarsi. È tornato per me. Sì, ti sta usando e tu non te ne accorgi. Hai aperto la breccia. Questo non è il momento per le psicoanalisi. Ci stanno agitando. E se non troviamo il modo di fuggire, saremo trucidati da quei mostri. Qualcuno lo deve fermare. Fatto una volta, lo rifarò. State indietro. Fermi. Quella è l'unica arma che abbiamo. Non può portarla via, Svart.
Devo andare da lui. E devo andarci da solo, Myers. No! Lo inseguono. Proviamo a cercare un'arma. Cosa stanno facendo? Sono dei cervelli quelli che hanno in mano. Che salutan, Mr. Odo. Tassi! Si scioglie. Cos'è quella? Acqua santa! L'acqua santa uccide il diavolo! Sorella, dove possiamo trovarne tanta? Tutta l'acqua è santa se è stata benedetta. Può l'acqua santa far finire questo inferno? Fermare anche lui? Il luogo da dove i demoni salgono deve essere inondato. Il suolo dissacrato su cui hanno camminato deve essere benedetto. Sta parlando di quella fossa. Forse mettendo acqua santa nella fossa. Sa benedire l'acqua, sorella? Io posso pregare. È Dio che dà la benedizione. Potrebbe benedire tutta l'acqua che è nella cisterna. Tutta quanta. Se è Dio che lo vuole, posso. Vorresti scendere nella fossa della morte, Geralt? Tutto, Gerald. Voglio aprirti il cranio per vedere quale problema c'è. Se potessimo arrivare al magazzino, potrei trovare il necessario per fare una bomba. Saresti capace? Temo sia la mia specialità. Se ciò che penso è esatto, abbattendo quella cisterna, l'acqua inonderebbe completamente il padiglione dell'orologio. Sarà una scena incredibile. Quell'acqua scenderà nelle fondamenta e nella fossa. Voglio essere presente quando finirà. So che in quel preciso momento ricorderò chi sono. Ti prego, non operarmi. Il cervello è un parassita, Geralt. Attacca la mente e abbandona la forma fisica. Ti prego, non il cervello. Il cervello è il distruttore. Il cervello è l'orologio che uccide. We'll be right back.
Ho trovato questa. Ci può far comodo. Sì, certo. La polvere da sparo è un ottimo detonatore. Literatur nostri Deus omnipotens, gloria Patris Filii Spiritus Sancti, amen. Wherefore I bless thee, O creature of water, God by the Holy, God by the true, God by the omnipotent. Appena iniziato, Gerald, appena iniziato. Non è un granché, ma piazzata lassù ce la farà a spezzare una giuntura del traliccio. Deve essere piazzata sulla cima. Sì, purtroppo, ma andrà bene. La miccia è abbastanza lunga. Arrivato lassù, la piazzerò, l'accenderò e avrò il tempo di scendere prima che esploda. È pronta. Ancora per poco. Sta per finire, vedrai. Ecco, prendi questo. Andiamo. Non vedo l'ora di farli sparire, questi maledetti. Dovrò scendere in meno di 10 minuti. Se quelli si avvicinano, scappa. Ora va, ci incontreremo al cancello. Va bene. Va bene. Chris, non ti ho ancora ringraziato. Me lo dirai dopo, quando ci rivedremo. Thank you.
indietro! Scendi e scappa! Fallo subito! Prima che sia troppo tardi! Da quella parte! È l'unica possibilità di salvezza! Scappa di là, Sara! Vieni da me.